Allora, buonasera a tutti. Siamo live. Uh, spero che la connessione di Nicola, che stava, ci stava dando dei problemi, sia tornata a funzionare. Ma soprattutto, do il benvenuto e ringrazio per essere con noi, Riccardo Maggi. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Un saluto a voi e a tutti quelli che ci seguono. Nico, vuoi dire. Allora, sì, sperando che la linea mi assista, eh, introduciamo questa, questa live. Intanto, per chi ci ascolta e non dovesse saperlo che è Riccardo Maggi, è un eh, deputato in eh, quota più europea e radicali. E, mh, perché oggi stiamo qui a, a parlare con lui? E, perché qua, la settimana scorsa la ministra alle politiche giovanili, eh, Fabiana Dadone, e, mh, ha mh, lanciato una, una, una sfida che è stata poi raccolta dai parlamentari di Fratelli d'Italia, nella quale, ehm, siccome la candidatura della Dadone stessa era stata eh, diciamo contestata da Fratelli d'Italia, per rispondere a questa contestazione la Dadone aveva sfidato tutti i parlamentari a eh, farsi un test eh, antidroga. E a tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia sono andati in piazza a dire: Ok, ci stiamo facendo questo test. Mentre Riccardo coraggiosamente ha detto risparmiatevene uno perché io eh, sono positivo. E quindi abbiamo deciso di, di fare questa, questa chiacchierata con Riccardo per parlare appunto di ehm, uno, come vede lui ehm, diciamo questo, questo bot e risposta, se sia il modo giusto o no di affrontare questo tema e poi un po' più in generale sul tema della ehm, legalizzazione in Italia. Quindi non uh, rubo ulteriore tempo, lascio subito la parola a Riccardo chiedendogli ehm, intanto mh, come, eh, co come, mh, come pensa che eh, questo tema debba essere affrontato e se ritiene che questa sfida lanciata dalla ministra abbia un senso eh, oppure no. Ma intanto grazie dell'invito ed è sempre un'occasione da cogliere quella di discutere di questi temi, secondo me, perché quello che manca nel nostro Paese a tutti i livelli è una discussione informata, franca e diretta. Io sinceramente spero che le sfide che vengano lanciate soprattutto da esponenti politici, soprattutto da chi ha ruoli eh, istituzionali, siano ben altre che non la sfida del capello eh, o la sfida del test. Intanto diciamo che c'è anche poco di originale su questo, no? è, è una storia che va avanti da molti anni, se andiamo indietro nelle, nelle buttad politiche già altre volte sono stati fatti, eh, sparate di questo tipo, già in altre fasi politiche ci si è fatti i test, io mi ricordo l'anno scorso la trasmissione Le Iene mi ha fatto il test davanti al Parlamento che... Eh, insomma era negativo ma se fosse stato positivo non sarebbe cambiato nulla e il punto è esattamente questo eh, io in un primo momento rispetto alla cosa lanciata dalla ministra Dadone ero stato zitto perché ritenevo più importante valorizzare altre cose positive che la ministra Dadone che tra l'altro conosco insomma e e, e Stimo eh, aveva detto ad esempio aveva detto che sta lavorando per programmare per realizzare la conferenza nazionale sulle droghe che è un appuntamento istituzionale previsto dalla legge che dovrebbe essere il momento in cui ci si confronta sulle politiche sulle droghe in un paese e, ehm, e magari poi su questo diremo qualcosa quando poi ho visto che si è ingaggiata questa sfida perché ovviamente poi eh, Fratelli d'Italia e, e l'onorevole Meloni non hanno perso, diciamo, l'occasione che gli era stata eh, offerta. Quindi hanno rilanciato, poi hanno dato un primo appuntamento, poi un secondo appuntamento in piazza Montecitorio. Devo dire la verità, non ho resistito perché mi sembrava un'occasione eh, in cui fosse necessaria una puntualizzazione, metterla sul piano del test. Significa continuare a porre la questione delle sostanze stupefacenti nel nostro paese su una questione, mh, come dire, eh, non come un grande tema sociale e quindi un grande tema politico, che investe una serie di settori, dal settore della giustizia al settore dell'economia, quello delle libertà individuali e del rapporto del cittadino con lo Stato, ma farne una questione da buco della serratura, una questione da da voyeurismo di, 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 pessimo, eh, di pessimo livello e, e soprattutto, cosa ancora più grave, dire ne possono parlare solo quelli che sono puliti. No? E questo è il sottotesto. E eh, continuare con lo stigma, eh, con stigma sui consumatori. E questo è il punto più, più delicato. Cioè, un conto è combattere le dipendenze dalle sostanze, altre cose... Altra cosa è demonizzare i consumatori. Peraltro nel nostro paese la detenzione a scopo di uso personale. La, 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 la detenzione di una sostanza a scopo di uso personale non è un reato. E quindi di che cosa parliamo? È proprio sbagliato il livello del dibattito. E quindi mi sono sentito eh, di dirlo, di dirlo chiaramente. Eh, C'è stata anche una risposta poi di altri esponenti di. di, di di Fratelli d'Italia, mi pare del senatore La Russa che hanno detto: Beh, no, noi non volevamo demonizzare, ma volevamo dire allora maggi dica che fa male. Ecco allora rispondo anche a questo. Basta con la medicalizzazione della politica, cioè già siamo pieni di virologi dalla mattina alla sera. La politica deve governare i fenomeni, non deve dire quello che fa bene e quello che fa male. Quello lo lasciamo fare ai nostri medici. La Russa presuppongo dalla voce che ha, sia un grande fumatore. Allora lo sfido ad andare in piazza è a dire che il fumo fa male, che l'alcol fa male, che mangiare troppo salsiccio o troppo cotechino fa male, che ecco, non è questo il punto. Il punto è affrontare senza stigma nei confronti delle parole delle persone e delle parole e soprattutto senza pregiudizi dei fenomeni sociali che meritano di essere governati. Le vorrei fare un, subito un'altra domanda. Anzi, ti, fare, ti vorrei fare un'altra domanda, visto che abbiamo detto di darci del tu. Um, faccio un attimo l'avvocato del diavolo. Immagino di essere uno molto conservatore, che in realtà non sono, su questa tematica, però. Um, Norma secondo lei è corretto che per un rappresentante dello Stato si um, definisca positivo a una sostanza stupefacente? Cioè um, voi deputati, voi senatori, potremmo dire, siete un esempio, dovreste essere un esempio per, uh, per i cittadini. Secondo lei nel momento, dichiara, nel momento in cui ti dichiari positivo, non è come dichiarare di dire che mi bevo una birra tutti i giorni davanti al Parlamento? Sono e così via non è che saranno un esempio sbagliato oppure questo non, non crede no non penso che sia questo non penso che sia questo il punto ripeto nel nostro ordinamento ehm, eh, consumare delle sostanze e detenerle per un uso personale di per sé eh, non è un reato ed è questo che va ribadito perché allora invece quello che ci dice chi ci sfida a fare l'esame del capello è ci dice che noi dobbiamo andare nella direzione opposta, cioè ci dice che questo è sbagliato, che noi dovremmo cominciare non solo a valutare moralmente, magari moralisticamente, a demonizzare, a stigmatizzare chi fa uso, ma magari anche poi cominciare ad avere una normativa che sia ancora più repressiva. E io è su questo che voglio mettere l'accento i risultati di una delle normative più repressive che ci siano in Europa, che è quella italiana, quali sono? Guardiamoli, da 30 anni noi abbiamo una legge molto dura eh, per la quale abbiamo, a causa della quale abbiamo nelle nostre carceri più di un terzo dei detenuti e dei nuovi ingressi ogni anno per violazione del testo unico sugli stupefacenti, quando la media dei paesi europei è sotto il 20%, noi stiamo intorno al 33%. Al 35 per cento. Bene, tutta questa repressione, questo impiego di risorse ha portato a diminuire la circolazione di sostanze stupefacenti nel nostro paese? Secondo voi no? Ha portato ad aumentarla? Ha portato quindi beneficio sulla salute dei cittadini? No, perché continua ad esserci un enorme mercato nero nel quale convivono ed e vengono diciamo smerciate e diffuse sostanze molto diverse tra di loro senza che ci sia nessuna tutela per chi le acquista. Allora, continuare a dire facciamo il test del capello e noi siamo bravi perché l'abbiamo abbiamo negativo e chi ce l'ha positivo invece eh, si deve nascondere, si deve vergognare, secondo me significa questo sì mancare ai propri compiti di rappresentante istituzionale, questo sì deve far sentire i cittadini mal rappresentati o poco rappresentati e quindi ho provato diciamo a utilizzare anche questa occasione per provare a capovolgere il paradigma e a dare un'indicazione diciamo di altro tipo ma infatti mh, proseguo un attimo su, su questo mh, su, su quanto appena, appena detto infatti diciamo, ha, ha sottolineato come questo tipo di ehm, poi provocazioni o di iniziative in realtà a livello comunicativo ci portano un passo indietro rispetto al punto in cui attualmente siamo. E io infatti personalmente ero rimasto stupito quando eh, diciamo, la ministra aveva fatto questa proposta perché in realtà da, da, da quello che avevo visto e da quello che avevo letto eh, mi era sembrata sempre una, mh, una persona attenta a certe tematiche, e, diciamo con un occhio per la legalizzazione delle... Eh, droghe leggere o comunque più vicina a temi antiproibizionisti di quanto non fossero suoi, ehm, eh, pe persone che l'avevano eh, preceduta. Quindi, mh, secondo me, un, un tema centrale è la differenza tra la comunicazione e effettivamente poi le, mh, le leggi che ci sono in, in campo in un certo momento. Perché mi viene da pensare su per quanto riguarda, ad esempio, il consumo di alcolici. A parità di regole che esistono tra diversi paesi europei, il fatto che in alcuni poi ehm, ci sia un, un problema anche non europei, pensiamo all'America rispetto all'Europa in generale, il fatto che da una parte ci sia mh, il problema del bere troppo e dall'altra no, dipenda dalla comunicazione che si fa dal giorno 1 di un certo tipo di consumo. Per cui, ehm, secondo te, come dovrebbe invece essere una comunicazione istituzionale seria? su questo tema che non, eh, che non demonizzi, che non faccia diciamo, la morale poi al consumatore che si trova tra virgolette cornudo e mazziato. Questo è un punto importantissimo, cioè una comunicazione eh, che parte dalle istituzioni e che va ai cittadini, soprattutto magari ai più giovani, eh, deve essere una comunicazione che serva a, ai cittadini, che serva alle persone, cioè che dia quelle informazioni. Eh, essenziali, cioè intanto che spieghi eh, la differenza fra le varie sostanze in questo ambito, eh, spieghi gli effetti che fanno le sostanze, eh, spieghi le conseguenze che hanno nella maniera più semplice ma anche più diciamo puntuale e quindi mh, non ha senso parlare della droga. No? Noi sentiamo, abbiamo sentito in queste affermazioni, i nemici della, de, della vita che vogliono e sono a favore della droga, non ha senso. Parliamo di sostanze che appunto sono sostanzialmente diverse l'una dall'altra e nascondere questa verità significa intanto eh, stabilire un rapporto falsato fra l'istituzione che comunica e i cittadini, ripeto, soprattutto i più giovani, perché eh, se lo Stato e chi fa comunicazione istituzionale dice che le sostanze sono tutte uguali, è chiaro che il cittadino che poi nella propria esperienza concreta vive il fatto che non sono tutte uguali già ha un primo rapporto di non fiducia, di non credibilità nei confronti delle istituzioni. Eh, e poi è evidente che al di là di quello che si crede eh, rispetto a quale possa essere la via migliore, io sono un convinto antiproibizionista sul fatto che è proprio dando l'informazione più corretta eh, e quindi facendo una prevenzione rispetto ai rischi dell'uso delle varie sostanze che si riescono ad avere gli effetti migliori. Quando si fa, eh, passatemi il termine, di tutta l'erba un fascio e eh, si confondono tutte le cose insieme, eh, si perde la fiducia dei cittadini, si perde anche la, la fiducia di quelle persone che magari hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto sul piano sanitario, sul piano sociosanitario. E si è fatto, diciamo, un gran casino, cioè si è creato già un danno che poi andrà recuperato, cioè ricostruire una fiducia tra le istituzioni e quelle persone. E poi l'altro aspetto, mh, che secondo me è inaccettabile in un dibattito, e, e questo ci segna, ci dà la misura di quanto il dibattito nel nostro paese sia arretrato, no? In molti paesi in questo momento, mh, abbiamo visto più recentemente, penso allo stato di New York, ma a Malta da, da, dall'altra parte, cioè due, due realtà molto diverse: il Messico, precedentemente il Canada, la Spagna. Abbiamo avuto eh, l'affermazione eh, di, di riforme delle normative sugli stupefacenti improntate, eh, improntate a forme di legalizzazione a partire dalla cannabis. Ecco, in questi paesi non ci sono dei nemici della vita a governare o nei parlamenti, ci sono anche ehm, rappresentanti dei cittadini, legislatori con orientamenti politici molto diversi, però c'è una maggiore, a mio avviso, maturità della democrazia, nel senso che si riesce a fare un dibattito nelle istituzioni a partire dall'analisi dei risultati delle politiche eh, che si sono adottate fino a quel momento. Questo è quello che manca da noi. Cioè il, di, il dibattito è tra, sul test del capello della Meloni, della Dadone o sul mio o su quello. E non è su, vediamo in 30 anni cosa ha prodotto questo assetto normativo. Quali alternative potremmo darci? Quale potremmo avere? Vediamo negli altri paesi dove hanno adottato eh, altre politiche quali sono stati i risultati. Questa è la cosa più disarmante e, e, e più da combattere secondo me. E queste sono proprio alcune delle domande che ci stanno facendo dal pubblico, cioè ci chiedono negli altri paesi queste decriminalizzazioni, queste legalizzazioni in certi casi, che effetti hanno avuto? Ma da vari, penso, vedo varie domande da vari punti di vista, per esempio ci chiedono che impatto hanno avuto in termini di spesa pubblica, ma io posso chiedere anche che impatto hanno avuto in termini di lotta alla criminalità organizzata, che impatto hanno avuto a livello sociale, insomma, questi paesi sono veramente diventati... Un inferno, oppure la decriminalizzazione in molti casi, magari, addirittura portato alla riduzione del consumo delle sostanze superfacenti? Adesso cominciano a esserci i primi studi, diciamo, con una quantità di dati sufficienti per avere un'analisi, diciamo, attendibile, abbastanza approfondita. Ad esempio, sugli stati americani che hanno legalizzato per primi, eh, di sicuro non c'è stato un aumento del consumo. E quindi questo è un primo dato importante. Eh, eh, non c'è stato eh, un aumento della criminalità, in alcuni casi anzi c'è stata una diminuzione dei fatti di microcriminalità. Ci sono stati benefici da un punto di vista economico, perché ovviamente questo accade laddove tu hai eh, semplicemente un mercato che prima era un mercato eh, nero, un mercato illegale, che diventa un mercato legale. E quindi questo ha dei benefici sia in termini fiscali, sia in termini di perché ovviamente sono degli acquisti quindi sottoposti a una sassazione, e sia in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di un, di un intero settore che viene fuori. Ci sono benefici prevedibili, questi ancora non, non, non misurati, né misurabili, anche da un punto di vista della salute dei consumatori, che sono dei cittadini, per quanto alcuni li vorrebbero invece relegare a, un, a, un, a, una, a una qualifica più bestiale, diciamo così. Sono dei cittadini e eh, il fatto che comprino, acquistino e consumino delle sostanze legali significa che sono delle sostanze controllate. E questo è un altro punto importantissimo, le sostanze eh, legali eh, devono corrispondere a determinati standard di, 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 di controllo, no? e soprattutto poi nei mercati illegali eh, chi va ad acquistare una sostanza magari poi trova eh, la stessa persona, lo stesso pusher che gli vende quella sostanza che gli propone un'altra ben diversa da quella che lui cercava, con ben altre caratteristiche e magari di una maggiore pericolosità. Più in generale pensate che eh, laddove sono stati fatti gli eh, esperimenti, e anche in Italia ce ne sono stati alcuni, poi purtroppo le regioni non li hanno più finanziati di, di eh, drug checking, cioè di delle, delle unità di, di strada che in alcuni posti, in alcuni luoghi, magari di grande ritrovo notturno, Fanno il servizio di, di analisi, di esame eh, chimica delle sostanze che vengono acquistate gratuitamente e in maniera diciamo anonima a chi gliele, le ha appena comprate e le dà eh, a, a questa unità di base per esaminarle. Eh, vengono fuori le cose più assurde, cioè che nelle sostanze ci sono ben altro di quello che le persone credono di aver acquistato. E questa è una cosa tipica dei mercati illegali, tipica del fenomeno per cui si tagliano le sostanze. Eh, con altre cose che sono magari pericolose, che in ogni caso l'acquirente non sa poi di, di consumare e di mettere nel proprio organismo. Quindi tutti questi sono aspetti che di per sé, a mio avviso, basterebbero ad avere un approccio, eh, un approccio diverso. E poi c'è più in generale il grande colpo che si dà alla criminalità in questo modo. E qual è il limite a ciò che può essere legale o meno? Perché molto spesso mi sono trovato a fare queste discussioni con uh, i miei amici. E a un certo punto si arriva sempre al punto qual è il criterio con cui definisci cosa può essere legale, cosa può non essere più legale, um, e il ruolo poi proprio dello Stato alla fine. Esattamente, è il ruolo dello Stato ed è il ruolo del legislatore che lo deve valutare ed è quindi qualcosa che dipende molto dal contesto in cui si, sa. si, si sta e si vive, vive la società in quel momento. E quindi non lo si può dire in maniera astratta. Eh, di sicuro noi siamo, a mio avviso, in un ritardo epocale, nel senso che noi continuiamo, eh, perché eh, a mio avviso servirebbe una eh, decriminalizzazione dell'uso di tutte le sostanze stupefacenti, una legalizzazione spinta a partire dalla cannabis e dai suoi derivati, eh, ma persino mh, a me non, non, non spaventa pensare che ci siano dei luoghi nei quali... Ehm, chi, ha, eh, chi assume sostanze diciamo, pesanti, anche eh, eroina, abbia la possibilità di farlo con un'assistenza medica e quindi le cosiddette narcosalas, sostanze del buco, eh, con un'espressione brutta, perché questo laddove è stato fatto ha salvato delle vite e ha favorito l'avvicinamento di persone che hanno dipendenze gravi da parte dei servizi sanitari e dei servizi sociali. E allora se l'obiettivo è dare sostegno, ehm, sostegno all'uscita dalle dipendenze e non punire persone che hanno dipendenze, evidentemente anche qui capiamo come il paradigma andrebbe, andrebbe cambiato, da quello repressivo a quello di un'assistenza e di un aiuto. Che è ben diverso, scusate, dal... allora si dice si, si mitizza... no, non si mitizza nulla, si sta semplicemente avendo un approccio molto pragmatico molto attento ai bisogni delle persone ma infatti mi volevo collegare a quanto aveva a quanto hai detto prima eh, che mi è sembrato molto interessante perché poi spesso eh, diciamo, nel quotidiano nelle conversazioni che si fanno tra amici eh, si arriva sempre al punto in cui qualcuno dice eh, però se eh, legalizzi la eh, marijuana eh, diciamo levando il, il brivido del fare qualcosa che diciamo è fuori dal, dal recinto dello stato, poi i ragazzi per trovare quello stesso brivido vanno a provare ehm, diciamo altre sostanze, mentre invece il fatto che in paesi in cui questo è avvenuto piuttosto si sta vedendo o si è visto in parte il contrario, è, secondo me è un, dato, è un dato molto interessante anche perché se non sbaglio i numeri dicono che eh, in Italia i consumatori di cannabis siano più di 6 milioni che diciamo è un cittadino su 10 se consideriamo la popolazione adulta un, un, addirittura un 12 e mh, quindi pro proprio su questo fronte io mh, se non sbaglio da quel che so ci sono in Parlamento, ci sono in Parlamento almeno una ehm, proposta di legge sulla ehm, legalizzazione della cannabis che è eh, ferma e mh, quindi volevo chiederti secondo te mh, un cittadino tipo Uh, al di là adesso del farci una chiacchierata insieme, cosa può fare per diciamo, un cittadino che si è trovato a firmare una proposta di legge per un tema importante e questa proposta arriva in Parlamento e poi sta ferma lì in qualche cassetto? Cosa si dovrebbe cosa si potrebbe fare per evitare che poi iniziative popolari, secondo me importanti, come questa finiscano a prendere polvere? Allora, intanto io credo che questa questione dell'approccio diciamo, della, dell che le istituzioni devono avere rispetto alle, alle sostanze stupefacenti e alla normativa che regola questo aspetto del nostro Paese è un punto rimosso continuamente dall'agenda istituzionale, dall'agenda politica, rimosso dalle principali forze politiche e che invece meriterebbe una centralità. Perché? Per i motivi che abbiamo detto finora, cioè perché è un tema che riguarda tutto. Pensate al fatto che non ci sarebbe un sovraffollamento carcerario nel nostro paese se noi avessimo un altro tipo di approccio. Pensate alle risorse, miliardi di euro è stato calcolato in processi e in azioni di polizia repressive. Pensiamo a tutte le persone, giovani, giovanissimi, che in molti casi hanno la vita distrutta, rovinata per delle scemenze vere e proprie e perché è rovinata in termini di rapporti familiari rapporti lavorativi, sociali perché magari da giovani o da giovanissimi hanno avuto degli episodi che hanno portato a una perquisizione io ricevo dei messaggi drammatici da questo punto di vista è una cosa molto più frequente di quello che si può immaginare perché poi tenete conto che le, la, il numero maggiore di operazioni di polizia antidroga sono rivolte esattamente alla cannabis perché? perché sono anche quelli in cui è più facile alla fine trovare qualcosa ed è più facile quindi, come dire, anche da un punto di vista delle forze di polizia e dello Stato essere soddisfatti di avere effettivamente poi portato a termine no, un'operazione. Un Pensate che i processi per droga rispetto a tutti gli altri reati hanno una percentuale che è cinque volte tanto quella degli altri reati di portare a una condanna. Quindi secondo me anche all'interno della magistratura opera quello stigma nei confronti di chi eh, ha a che fare con reati di questo, eh, di questo tipo. Eh, tutto questo per dire che questa è una cosa che mh, meriterebbe una grande mobilitazione e io spero che soprattutto le generazioni più giovani e dai riscontri che vedo occupandomi di questo, ho oh, dei dati positivi e dei segnali positivi, ehm, lo facciano e lo facciano non come qualcosa di trasgressivo, ma qualcosa che ha un enorme senso civico, cioè fare una battaglia di questo tipo significa fare una battaglia per uno stato più giusto, per uno stato che usa il cervello e che non e che non si muove seguendo altri istinti, per uno stato che vuole migliorare se stesso e vuole migliorare le proprie leggi, per uno stato che ha a cuore la vita dei cittadini. Que Certo è molto difficile perché, ripeto, tranne pochi esponenti politici mh, di, di forze politiche, tra l'altro considerate minori, nessuno se ne frega perché sono convinti che eh, parlare di questo significhi perdere consenso. Io invece sono convinto che per quanto sia difficile sia l'opposto, cioè esattamente questo tipo di battaglie mostrano che la politica può essere qualcos'altro. E, e, e penso che quando poi qualcuno viene a contatto con le argomentazioni che si portano, si rende anche conto che non è un modo appunto trasgressivo o necessariamente antagonista, ma che è qualcosa di estremamente ragionevole che fa capire che forse è tutto il resto della politica a non essere ragionevole, a non essere fondata su basi, eh, su basi razionali. Ci sono, eh, vado rapido, delle proposte in questo momento c'è una proposta di legge di iniziativa popolare che è stata depositata alcuni anni fa dopo una campagna di raccolte firme legalizziamo e che è un progetto complessivo di legalizzazione della cannabis a partire dalla produzione, dal commercio e, ed è giacente nel Parlamento perché questa politica, eh, nonostante la Costituzione preveda la possibilità di raccogliere firme per i cittadini e, e attivare l'iniziativa popolare, questa politica ne ha paura, quindi semplicemente le lascia nel cassetto e non le calendarizza ed è una vergogna, vale anche per altri temi sul fine vita, sulla riforma delle leggi sull'immigrazione, ci sono altre proposte depositate per via invece parlamentare, una del manifesto collettivo che riguarda sempre una proposta complessiva, ma non sono ancora calendarizzate. Ce n'è poi una che è a mia prima firma, sottoscritta da una trentina di altri deputati, che riguarda un aspetto specifico del, del testo unico sulle droghe, che è l'articolo 73, su due punti. Eh, li dico sinteticamente: l'autocoltivazione domestica per uso personale, cioè eh, il fatto che attualmente nel nostro Paese eh, è punito è punito pesantemente chi coltiva anche per uso personale, nonostante ci sia stata una sentenza delle Sezioni Unite Cassazione che dice che non dovrebbe essere penalmente rilevante, continuiamo ad avere da parte dei tribunali delle, dei giudizi molto difformi. Con questa legge si direbbe che non è. Punibile in alcun modo. Quindi il cittadino che coltiva per sé deve essere lasciato in pace dallo Stato e poi una depenalizzazione dei fatti di lieventità, cioè eh, tutti quei fatti che oggi eh, c'è stato detto dal Ministero dell'Interno nelle audizioni, in sette casi su dieci comunque portano all'arresto, pur essendo di lieventità. Quindi noi andremo a intervenire con una riduzione delle pene in modo che non ci sia l'arresto per questi fatti. Questa proposta attualmente è in commissione giustizia. Eh, ovviamente, con questa maggioranza di questo momento, che è così larga, eh, non, è, non sarà facile portarla avanti. Ma noi non ci diamo per vinti. E quindi anche sostenere, sostenerci da parte di chi ci crede su questo percorso è una cosa che si può fare già da ora. E comunque farlo, parlarne con gli amici, parlarne con i cittadini, organizzare iniziative di confronto, secondo me è utilissimo. Certo, e parlando delle calendarizzazioni, mi hai fatto venire in mente proprio il tema degli ultimi giorni, quello del DDL Zan, per esempio. E quindi proprio io da una parte faccio una riflessione più che una domanda, ma in un, come giovane che vedo questo paese in cui addirittura un tema come quello del DDL Zan, che secondo me dovrebbe unirci tutti quanti, invece ci divide, un paese in cui i comici vanno in televisione per rivendicare l'utilizzo di termini che secondo me non dovrebbero avere luogo sul nostro dizionario, può essere pronto appunto a una discussione. Sensata, ragionata, razionale sulla legalizzazione, sulla liberalizzazione delle droghe, delle sostanze ehm, leggere. E poi, soprattutto, mi viene anche un'altra domanda: nel momento, e mi sembra che la sto leggendo anche qui nei commenti, nel momento in cui sono gli influencer a fare politica, che ruolo hanno allora i nostri politici quando non riescono più nemmeno a creare il consenso dietro delle battaglie eh, popolari, complesse, eccetera, eccetera. Vabbè, ah sì, io parto da questo. ieri, ho fatto un post dicendo appunto che i partiti fanno, fanno i followers, È chiaro eh, se gli influencer fanno il, il, eh, coloro che dettano i tempi. Ma diciamo, eh, al di là della battuta, questo, questo è, è sicuramente il tema. Eh, se siamo pronti, se è pronto il paese, non lo sappiamo. Noi dobbiamo provarci. Quello che io posso dire è che um, andando in giro e parlando con le persone trovo un paese molto più pronto e consapevole, spesso, della classe politica, della classe dirigente. Non dimentichiamo che nel nostro paese nel 1993 eh, comunque ha vinto un referendum popolare eh, abrogativo su una parte della precedente legge, e, e che ha mh, fatto sì che poi fosse riconosciuta eh, diciamo, la non rilevanza penale della detenzione per uso personale. Mm, sono passati 30 anni alcuni potrebbero pensare che la situazione in generale la mentalità del paese sia peggiorata anziché migliorata forse anche questo è possibile però devo dire che io soprattutto mm, in chi ha la vostra età in questo momento trovo una grande capacità di, eh, di analisi e una grande consapevolezza eh, anche di, di, di come Probabilmente c'è anche una maggiore connessione a livello globale e quindi c'è una maggiore conoscenza delle esperienze di normative che vengono adottate in altri paesi e di quanto poi questo non faccia, non faccia più paura, insomma, oggi pensare che c'è una, una normativa di legalizzazione su una sostanza stupefacente perché si vede che è adottata altrove. E quindi questo mi fa anche sperare che le distanze e le arretratezze che sembravano incolmabili in realtà magari ora sono colmabili e superabili in realtà in tempi brevi. Io insomma eh, ricordo eh, Marco Pannella che su questo diceva che eh, la legalizzazione, le, le ricette antiproibizioniste si sarebbero sicuramente affermate, si trattava solo di tempo, di, è una questione di tempo ma sicuramente ci si arriverà. Quindi sta a noi eh, riuscire a colmare questo tempo, a recuperare il tempo che si è perso. Eh, a proposito di recuperare tempo e far perdere tempo, allora noi non vorremmo trattenerti più di quanto già non ti abbiamo trattenuto, e, però sul, sul finale cioè, ci sta una domanda che, che facciamo a tutti i nostri ospiti, e che magari in questo caso può essere anche particolarmente interessante, ovvero qual è il libro che eh, ti ha cambiato la vita, e invece quale libro consiglieresti adesso di leggere a chiunque ci sta... Ascoltando, sulle droghe, magari appunto su questa tematica. Sì, sì, sia, sia in tematica che volendo no. Ho perso, ho perso le ultime. Non ho sentito più. Non so se voi mi sentite. Sì, 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 ci senti. Ci senti? No, il bello della diretta. <ride> Colpo di scena, la domanda al libro mette un po' tutti sempre in difficoltà, devo dire. Ehm, tu c'è qualche libro da consigliarci? Io sì, però non lo dico subito perché il libro che io consiglierei poi è uno spoiler di una delle prossime live. A proposito dei prossime live, siccome purtroppo mi, mi, eh, mi scuso con tutti che ho avuto dei problemi di connessione a inizio live, non so se tu hai fatto quanto tu hai raccontato di questa live, però questa è la prima di un ciclo di live che abbiamo deciso di lanciare sulle battaglie sociali. E nei prossimi mesi mh, le troverete qua su eh, diverse tematiche, alcune delle quali anche citate oggi durante la live, ma la prossima sarà eh, vicinissima perché è proprio domani, continueremo a, a discutere e martellare, provando ad approfondire ancora di più su eh, questo tema. Con eh, Matteo Mainardi e Barbara Bonvicini, per cui per, seguiteci anche domani. E nel frattempo vediamo se l'onorevole si riesce a eh, ricollegare. No, no, Tantimiche. non abbiamo. In regia al momento non c'è niente, Nico, non so se ne, nel tuo cellulare no. ci siano sia news, ma vabbè. È la domanda libro che mette un po' sempre tutti in difficoltà. In <ride> vabbè. Tu Una, no, dice il sentenza. libro. Vai, tanti okay, auguri. Facciamo io un vabbè. libro tuo. Io vedo se faccio un, un, un monologo. Fatto. No, io sinceramente in realtà sul tema legalizzazioni non è che abbia mai letto libri o saggi. Proprio per questo ero molto interessato in realtà a qualche consiglio, così che possa leggere un po' di più. Pure perché molto spesso secondo me facciamo dei ragionamenti per, per luoghi comuni o stereotipi piuttosto che ragionamenti fact based basati sui fatti sull'analisi, sulla razionalità ma anche questo è un luogo comune che sto dicendo palesemente per prendere tempo visto che tu non mi rispondi e non sei in grado di essere multitasking comunque eh, però, però forse, forse, forse ci siamo io nel frattempo una cosa per volta perché eh, sì no ovviamente. certo, siamo in due sullo schermo parlo da solo a manetta quanto vuoi visto, visto e considerato che siamo qui se vuoi ti faccio vedere, nel frattempo che ehm, Riccardo si ehm, ricollega, purtroppo ha avuto un problema con internet di casa, è crollato tutto, adesso prova a, a venirci comunque a salutare e a dire il libro dal con del cellulare, quindi un minuto e, ehm, e si collega. E nel frattempo ti faccio vedere, ce l'ho appoggiato qua dietro il libro che consiglierei a tutti. Un secondo. Sì, no, vattene, cioè ti ho detto sono in difficoltà, ma vabbè comunque allora se volete comunque potete sempre riascoltarci su Apple Podcast, Spotify, tutte le piattaforme, siamo su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e in realtà domani dovrebbe uscire la newsletter del Pub del lunedì sera, abbiamo da poco formato un team redazione fantastico, se andate sul nostro sito pubdelunedisera.it che adesso vi metterò nel link dei commenti potete trovare um, innanzitutto tutte le nuove facce dei ragazzi e delle ragazze del team redazione. Ma soprattutto, che è ancora più bello e importante, potete leggervi tutti gli articoli di approfondimento che la nostra redazione ha fatto in questi: ha scritto nelle ultime giornate che pubblicheremo su newsletter, sito, eccetera, eccetera. E ne approfitto anche per dare un caloroso benvenuto. Non so se in live sia stato detto già, però alla nostra cara Giulia Busolin che è diventata la nostra social media manager ufficiale. È bello avere una social media manager, Nico è una di quelle molto cose molto bello che... è... <ride> è molto bello anche perché noi diciamo la verità non siamo, non, non siamo no, no. quasi nulla ti, io ti muto quando tu dici queste cose cattive su, sul pub eh, no però è bello dai però dici il tuo allora il libro sono entrambi di questo autore parag canna il primo è eh, spero si veda connectografi non siamo nemmeno bravi con le luci connectografi il secondo è il secolo asiatico e eh, sì, va più o meno così c'è cioè il gioco di luci ehm, due libri che oggettivamente a me personalmente mi hanno abbastanza cambiato la vita perché eh, sono due libri che mi hanno spinto a scegliere ehm, la carriera nelle organizzazioni internazionali che sto provando a seguire e soprattutto se a seguire tra un mese vai a Tbilisi eh. Eh, vabbè, vabbè sto provando e non si sa ancora uno ci prova ehm, e, e e adesso è appena uscito il suo ehm, ultimo libro, ehm, mi pare si intitoli eh, Le migrazioni che cambieranno il mondo, sul tema delle eh, migrazioni nel XXI secolo, ovvero eh, tutto quel fenomeno di fuga dei cervelli di cui noi appunto siamo, siamo i primi esponenti, siccome io sono per fortuna di, di passaggio da casa, ma tra poco sarò a Tbilisi e Giacomo è invece a Bruxelles. E avremo il piacere di eh, parlare con lui. Quella live purtroppo sarà in inglese, però um, speriamo ci possiate comunque tutti ascoltare il 15 di eh, maggio. maggio. Tu mi fai questo segno per continuare a parlare, o perché invece nel frattempo. No, che ogni tanto apri molte brackets, come si dice, no? molte parentesi, tipo che purtroppo sarà in inglese. No, ma lui è interessante, io non lo conoscevo prima. Tu com'è che hai scoperto? Um... Io, in, durante il triennio, mi sembra, sì, il triennio, gi giravano, circolavano dei suoi video di TED, tra l'altro uno dei prossimi post del pub, le prossime settimane, sarà proprio mandarvi, farvi vedere uno di quei suoi video, perché sono eh, i tipici video di TED che hanno, bucano l'internet, in cui lui parlava del che nel futuro non, non sarebbero stati così tanto importanti gli stati nazionali quanto le città e le, gli agglomerati di città e ma tipo um, l'antica Grecia che torniamo nelle polis è, è più o meno Va mezzo, bene. Mezzo sì. possiamo interrompere questo momento così: queste nostre chiacchiere libere sì, perché abbiamo Riccardo Maggi con noi buonasera scusate, di eh, no, è, scusate si è staccato è caduta la connessione di, di, di casa Li ho riprovato dal telefono ma non riuscivo è Nessun un grande clima Vabbè, una volta abbiamo avuto, mi ricordo la ministra Bonetti, uh, doveva iniziare la live con noi, era l'anno scorso, piena pandemia. A un certo punto, 15 era già 15 minuti in ritardo, si connette. Dopo 5 minuti, vediamo che riceve una chiamata al telefono, si mette in muto, toglie la videocamera ed era Conte che la chiamava palazzo Chigi. E quindi abbiamo fatto una puntata da soli, poi a parlare. Per, uh, vabbè. Comunque, Nico, vai con le tue domande. Di nuovo, allora sì, nel... non so se hai eh, fatto il tempo a sentire la, la nostra domanda finale che facciamo a tutti che è mh, qual è il libro che eh, ti ha cambiato la vita e qual è il libro che invece consiglieresti in questo momento a chi ci sta ascoltando di leggere o legato al tema della puntata o anche diciamo traccia libera ah oddio sul, sul, sul che libro che mi ha cambiato la vita no, non saprei, non è, non è uno più di uno però è anche uno che è collegato alla, um, al tema della puntata, che è Moksha di Axley, che è un tema in generale sulle esperienze eh, lisergiche, non solo sulle sostanze stupefacenti, con un approccio molto, eh, molto serio e che fa capire come in fondo questa... Eh, la ricerca delle sostanze stupefacenti abbia molto a che fare nell'uomo con l'ambizione la, diciamo, a qualcosa di trascendente e che quindi abbia anche nella società contemporanea sia da leggere anche come questa esigenza di questo tipo e quindi anche questo aspetto va tenuto... Presente quando si parla e si discute di questo tema, che eh, invece noi siamo soliti pensare anche molto legato a questioni, appunto, no? la, la criminalità, il mercato, la cosa, e invece andrebbe mh, visto globalmente come un qualcosa che, che riguarda la l'istinto dell'uomo, la tendenza dell'uomo anche a cercare delle condizioni di trascendenza. Allora, perché questo non de deve essere demonizzato e non deve essere invece torniamo a dire inserito in, in un quadro in cui ci sia informazione, tutela per l'individuo, cura eh, di, tutti, di tutti gli aspetti che ruotano intorno a questo, a questo fenomeno. E quindi ve lo consiglio Moksha di Aldo Huxley. Perfetto. Allora, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per essere tornato nonostante i problemi di connessione, tanto apprezzato. Grazie, grazie a voi davvero e spero di trovarci presto anche per parlare di altro. Molto volentieri, Molto sei volentieri. sempre benvenuto. Grazie a voi, grazie, ciao. Grazie, arrivederci. Allora Nico, noi facciamo un attimo un po' di housekeeping finale. Come se si sì, dire? L abbiamo, l abbiamo anche abbastanza fatto comunque ricordiamo a tutti di seguirci sui vari social, se la puntata vi è piaciuta e anche se non vi è piaciuta fate passaparola perché eh, con quello noi cresciamo e ricordatevi di collegarvi domani perché continueremo a parlare del tema eh, della legalizzazione e questo è quanto ci vediamo alle ore 4 alle 8 eh, alle 20 quindi chi deve intendere intenda Vabbè. tutti gli altri in canter, come di... Eh, con questa puoi chiudere la live questa, perché questa era bruttissima. Ciao a tutti, buona serata.